Allora, essendo gli abitanti, noi non siamo anziani. Allora, siamo all'atto conclusivo di questo congresso che è riuscito molto bene, che ha avuto, diciamo, un largo seguito da parte dei giovani e per i quali siamo molto soddisfatti. Il professor Charlet ringraziava l'istituto per aver organizzato l'incontro, il congresso. Noi ringraziamo i relatori, i borsisti, per aver con serietà, con rigore, dato il loro contributo al buon esito del congresso. Quindi grazie a voi soprattutto. Allora, la prima cosa che facciamo è, siccome Sua Eccellenza Monsignor Becerri, che non ha potuto venire all'inaugurazione, per il saluto, negli anni precedenti lo aveva sempre fatto, avevamo pensato di, per prima cosa, di dare a lui la parola. Io chiedo scusa che adesso mi introduco in una realtà che non ho, in cui non ho fatto esperienza, e sono stato a un pellegrinaggio diocesano a Fatima, e perciò vi ho ricordato in quel santuario ricco di spiritualità, sapendo che qui si svolgeva un convegno veramente straordinario, storico, che è il fiore all'occhiello per Sassoferrato e quindi anche per la nostra diocesi di Favignano Matelica. Io gli altri anni sono venuto con grande soddisfazione, come oggi. Ringrazio il nuovo presidente, il nuovo presidente, il carissimo professor Galliano, e il carissimo proprio padre Stefano, e il nostro carissimo sindaco, il sindaco di Genga, e tutti i collaboratori di questa realtà. Io sono qui a dire coraggio, andate avanti, perché la situazione critica di oggi chiede che sia sviluppata sempre di più la dimensione culturale e religiosa, perché la crisi è materiale, ma non esiste una realtà materiale senza anima, perché allora la realtà è veramente morta. La cultura e la religione danno l'anima alla realtà, danno la speranza a chi soffre, danno il senso di ciò che avviene, e diventano anche cultura e religione, diventano profezia per il futuro. Quindi grazie per ciò che avete vissuto, detto, costruito, approfondito, perché serve a tutta la nostra realtà del territorio in sofferenza per la crisi economica. Grazie e buona condizione. Allora, dico che al tavolo e premieranno il sindaco di Sassoferrato, Ugo Pesciarelli, Sua Eccellenza Monsignor Becerri, padre Stefano Troiani, il sindaco di Genga Giuseppe Medardoni, che ringraziamo per essere qui, Vitaliano Angelini, vicepresidente dell'istituto, e poi premieranno anche due sostenitori della borsa di studio, Daniele Fiori, in rappresentanza della ditta Fiori, e Lea Luzzi, che poi chiameremo nel corso della consegna degli attestati. La prima cosa che dopo il vescovo dobbiamo fare è dare la parola a Jean Robert, che vuole portare il saluto dei borsisti al congresso. I borsisti mi hanno incaricata di essere la loro voce, quindi parlerò in diverse lingue per rappresentarli. Volevamo ringraziare i professori e gli organizzatori per questa settimana fantastica. We've been offered the wonderful opportunity to learn while being taken great care of. Diese Veranstaltung hat uns ermöglicht, mit den Dozenten über unsere eigenen Forschungsinteressen ins Gespräch zu kommen und so wertvolle Hinweise zu erhalten. Scusatemi,
Enfin, nous avons tissé de véritables liens d'amitié avec les citoyens de la République des Lettres. Et si nous sommes à la fin du colloque, nous ne sommes, grâce à vous, qu'au début de belles histoires de collaboration intellectuelle et d'amitié. From all of us, grazie, thank you, dankeschön, merci, cosenum, dziękuję, gratias agimus vobis. Con la consegna dell'attestato di frequenza al 23° seminario di alta cultura. Il tema è la lirica dal mondo greco al mondo umanistico, che è stato frequentato dai borsisti che adesso qui daremo questo attestato dal 1° luglio sino a questa mattina. E dimenticavo di dire che la premiazione sarà fatta, la premiazione della consegna di questo attestato, oltre che dalle persone che ho ricordato, anche da alcuni membri autorevolissimi del comitato scientifico del congresso, del seminario, che poi chiameremo. Allora, possiamo iniziare. La prima borsista, però prima chiamo la persona che deve premiare padre Stefano Troiani, che consegnerà l'attestato e la busta ad Elisa Camera, per una borsa di studio in memoria del compianto carissimo professor Ferruccio Bertini, già presidente del nostro istituto. Borsista Jaspreet Singh Boparai, borsista indiano, diceva Charlie che quest'anno tra i borsisti c'è anche un giovane che viene dal continente più importante come l'India, premio Sua Eccellenza Monsignor. Continuiamo,
consegna la testata al professor Angelini, che è qui al tavolo, professor Vitaliano Angelini, vicepresidente dell'istituto, e la borsista si chiama Tatiana Cordoni. Questa borsa è in memoria del professor Paolo Crepax, che è stato uno dei maestri della stessa Università di Urbino, preside per lunghi anni della facoltà di farmacia. Proseguiamo, pregherei il professor Fumagalli dell'Università di Friburgo di avvicinarsi al tavolo per consegnare l'attestato a Agnese Berlieni. La borsa di studio per Agnese Berlieni è in memoria del professor Sesto Prete, già fondatore dell'istituto e presidente dello stesso istituto. Proseguiamo con il sindaco di Genga, Giuseppe Medardoni, che consegna l'attestato a Daniel Kiss. La borsa dell'attestato che abbiamo dato a Daniele Kiss era in memoria del dottor Weiner De Pedri, che è stato uno dei sostenitori del congresso e del seminario nei primi anni. Prego il professor Kallendorf di avvicinarsi al tavolo per consegnare l'attestato a Peter Ertl. Questa borsa era in memoria del commendator Fazio Ciocci, socio fondatore dell'istituto. Ancora Kallendorf che consegna per Lidia Campana. Questa borsa è in memoria del dottor Gregorio Castellucci, socio fondatore dell'istituto. C'è un altro borsista che si chiama Natalie Mag, che ha già ricevuto l'attestato, quindi non è presente. Il sindaco di Sassoferrato Ugo Pesciarelli consegna l'attestato a Felicia Toscano.
Questa borsa era in memoria del geometra Guido Vitaletti, anche lui sostenitore in diverse forme del congresso. E pregherei il Daniele Fiori, il commendator Fiori, di accomodarsi qua per consegnare l'attestato a Danila Scalmazzi. Chiediamo a Sua Eccellenza Monsignor Becerica di fare la consegna di questo attestato a Karen van den Bosch. Già presidente dell'istituto. Chiediamo al sindaco Medardoni Giuseppe di consegnare l'attestato a Grazia di Guida. Alberti Alessandro, pregherei vicino per consegnare l'attestato a Luca Orini. Alberti per l'altra consegna a Maria Segato. Federico Godenzi. Charlet di avvicinarsi al tavolo per consegnare l'attestato a Jean Robert.
questa è in memoria del dottor Ruggero Rossi. Pregherei il professor Abamonte di avvicinarsi al tavolo per consegnare l'attestato a Federica Rossetti. Del Consorzio Frasassi in memoria di Armando Filipponi. Poi abbiamo una borsa già consegnata a François Proton Collet, quindi non dobbiamo consegnarla. Procediamo con il professor Yves, che consegna l'attestato a Joanna Staunton. Prego il chiarissimo professore Herman Walter di accomodarsi per consegnare l'attestato a Beat Uman. Dal chiarissimo professor Heinz Hoffmann, prego, e Giulia Vinnaker. Allora, no, volevo dire una cosa, che c'è un desiderio.
desiderio di fare una foto di gruppo qui davanti al palazzo, quindi non andate via, facciamo una foto insieme.